All'interno del discorso sulla comunicazione, una attenzione particolare viene spesso data alla comunicazione persuasiva. La comunicazione persuasiva è quel tipo di comunicazione che mette in atto un individuo o, se pensiamo alla comunicazione persuasiva che viene utilizzata nella pubblicità, una società, una ditta, un'azienda, per cercare di persuadere altre persone a fare, dire, pensare cose che precedentemente non pensavano. Ma la comunicazione persuasiva non è solo questo. Noi pensiamo sempre, no, alla persuasione manipolatoria, alla persuasione che viene utilizzata non so, sia a livello politico, a livello pubblicitario, a tutti i livelli. Ma noi quotidianamente utilizziamo una comunicazione persuasiva. Quando parliamo a casa con i nostri figli, con nostro marito, con nostra madre, di qualche cosa in cui crediamo molto o che ci interessa in modo particolare, e l'altro o è completamente scevro di informazioni o ha un'idea diversa dalla nostra, noi mettiamo in atto delle strategie che hanno la finalità di persuadere l'altra persona. Quindi fa parte del nostro processo comunicativo quotidiano. Io penso che anche fare lezione, no? Parlare oggi di comunicazione persuasiva, ha lo scopo di informare in maniera, diciamo, dare piccole informazioni che possono mettere in dubbio, in discussione o stimolare la curiosità di chi le ascolta, e questo può modificare un atteggiamento nei confronti di certe nostre convinzioni. L'educazione usa spessissimo una comunicazione persuasiva, che può essere manipolatoria o può essere invece una persuasione centrata sui contenuti. Difatti, noi parliamo spesso, quando si parla di comunicazione persuasiva, di una persuasione centrale o una persuasione periferica. La persuasione centrale è la persuasione che avviene perché in qualche maniera attraverso modalità legate ai contenuti io riesco a convincere, a persuadere una persona che precedentemente pensava o conosceva altre cose, quindi l'altro elabora i suoi schemi cognitivi, le sue competenze, integra, diciamo, con quello che ascolta, e quindi in qualche maniera si persuade. Mi sono persuaso, tante volte si dice, no, mentre discutiamo, mi hai persuaso, mi sono persuaso. Lì mettiamo in gioco competenze, mettiamo in gioco dati, esempi. Facciamo l'esempio della pubblicità. La comunicazione persuasiva centrale in pubblicità è quando la pubblicità ci dà delle informazioni sul prodotto, delle informazioni che ci debbono aiutare a scegliere quel prodotto. Che ad esempio, non so, se dobbiamo comprare una macchina, ci dice, c'ha 3 anni di garanzia, consuma questo carburante, ha 2 airbag, ha le gomme in un certo modo, tanto che è permessa anche quella,
diciamo, che paragona un prodotto con un altro, cioè quell'altro non ce l'ha, io ce l'ho, no? L'altra macchina non ha questo, io consumo meno di tutte le altre macchine. Quelle sono informazioni per cui io quando compro una macchina dico, ma a me mi interessa una macchina veloce, scattante, sportiva, oppure mi interessa una macchina che mi dà garanzia di... Cioè, mi sto... quella persona mi sta persuadendo, quella casa automobilistica mi sta persuadendo, dandomi degli strumenti per decidere. Poi c'è una persuasione di tipo periferico. Periferico significa che io cerco di agganciare la tua parte emotiva, la tua parte, diciamo, più facilmente influenzabile con elementi che non hanno niente a che fare con, ad esempio, il prodotto. Quando noi vediamo una persona che guida una certa macchina oppure che va e trova una bellissima donna che lo accoglie o che sta dentro la macchina o quando, a parte accompagnato da una musica particolare, da una cosa che ci fa pensare a un certo fascino, al fatto che se io comprerò quella macchina probabilmente avrò successo nella vita, con le donne. Quella è una persuasione periferica, perché non tiene conto, io scelgo perché sono una persona sensibile a alcune cose di contorno. È più di tipo manipolatorio e quindi, ma è anche quella che dura di meno, nel senso che è una persuasione per questo più superficiale, è periferica, quell'altra è centrale perché una volta che io mi sono convinto attraverso una rielaborazione, un pensiero, una messa a confronto, difficilmente cambio idea. Mentre invece la persuasione, pensiamo nella politica, la persuasione periferica, no? Quanto so bello, quanto sono presente con tutti i miei spot, oppure quante cose dico che possono cogliere, no? La tua esigenza, ma poi tanto tutti sanno che non ci riuscirò mai a fare quella cosa che ho detto. Probabilmente quella è una persuasione che può andare bene quella volta, ma la volta successiva non funziona più, tu su quella persona non ci puoi contare perché arriva un altro che gli comunica una cosa più persuasiva e quindi non è quello che viene chiamato nella comunicazione politica, di cui potremo parlare un'altra volta, uno zoccolo duro che è legato a... diciamo ideali, valori, pensieri. Quindi ci sono due modalità differenti. Si lavora molto su quella periferica perché, che ne diciamo, noi siamo soggetti, anche se siamo molto attrezzati, a molte forme di persuasione periferica. C'è un bel libro oramai, diciamo datato, ma sempre molto attuale, di Cialdini, Le armi della persuasione, che mette proprio a fuoco come ci siano alcune modalità di persuasione periferica che agganciano alcuni aspetti psicologici degli individui, chiaramente differenti. Sono differenti. Non è che tutti noi, ad esempio, siamo sensibili a qualche cosa. Faccio un esempio. Uno degli esempi che fa Cialdini è la pubblicità usa molto il principio della scarsità, che è quello, è l'ultimo prodotto. Ce ne sono rimasti solo due. Oppure, fino a novembre rottamiamo la tua auto e la paghiamo 3.000 euro, dal novembre in poi basta. Allora lì scattano due meccanismi, no? Uno è, vabbè, poi la macchina tua l'avresti tenuta per altri 4 anni, però dice dopo non me li dà più questi 3.000 euro, questa macchina 3.000 euro non li vale manco più. E
Ma l'altro, il meccanismo psicologico è non ho più l'opportunità di farlo. Cioè qualcuno mi toglie l'opportunità di farlo. Vi dico questo esempio che posta Gialdini, molto carino. Un suo amico lo chiama e gli dice: sai che la moschea, adesso non so bene quale fosse, ma che è chiusa a tutti quelli che non appartengono a questa religione, per motivi di ristrutturazione, per quella settimana è aperta al pubblico, andiamo. E io gli ho risposto: scusa, perché andiamo? Dice: a me non mi importa niente di andare a vedere la moschea, non ci avrei mai pensato di andare. E lui gli ha risposto: ma dopo quella settimana noi non lo potremo vedere mai più. Allora il concetto è: mi viene tolta una libertà di poterlo fare in futuro. Allora, mentre per te o per me o per un altro ci possono essere, questo può essere un elemento persuasivo, per altre persone ce ne sono altri di motivi persuasivi che vengono elencati in questo testo, che tra l'altro si legge molto bene, che vi invito, se avete voglia e tempo, a leggere, che scoprirete anche quante volte vi fate persuadere su cose che probabilmente non fanno parte né della vostra, diciamo, dei vostri interessi, né delle vostre idee precedenti. Pensate a quante volte abbiamo acquistato qualcosa che non volevamo acquistare o cose di questo tipo.